Visita del candidato Premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, questa mattina, venerdì 12 gennaio a Torino, in occasione della donazione agli AIB Piemonte della metà degli stipendi degli esponenti regionali pentastellati. Buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qui. Prima di tutto, oggi ancora una volta raccontiamo il movimento con i fatti e non con le parole. Questa sarà una campagna in cui tutti diranno di voler eliminare i privilegi, tutti diranno di voler abbassare le tasse, tutti diranno di voler fare la spending review, tutti diranno di voler recuperare i soldi delle tasse dei cittadini per restituirli ai cittadini o per fare gli investimenti giusti. Ma le chiacchiere stanno a zero, sono i fatti quelli che contano. In questi anni il Movimento 5 Stelle ha tagliato stipendi, indennità e privilegi per quasi 100 milioni di euro in tutta Italia e un grazie va ai consiglieri qui regionali del Piemonte perché loro hanno iniziato per primi con Davide Bono tanti anni fa e ancora oggi, dopo tanti anni, continuano ad onorare un impegno con i cittadini. Edilizia scolastica, imprese, sicurezza del territorio. Non ne parliamo soltanto, ma aiutiamo questi settori già da opposizione, tagliando gli stipendi ai nostri eletti Stefano. che rappresentano quello che si deve fare in politica e che dovranno fare tutti i politici in Italia. Noi i soldi li restituiamo ai cittadini, non li facciamo guadagnare a De Benedetti. I soldi li restituiamo ai servizi essenziali di questo paese, da cui quel Presidente del Consiglio, quelli di prima e quelli venuti dopo di lui, hanno tagliato per continuare a finanziare banche, privilegi, spese inutili e lobby di questo paese. Qualcuno spera che il movimento possa cambiare in modo tale da poter tradire i suoi valori originali. Quelli sono i nostri detrattori che tifano per farci eliminare queste regole qui. Qualcuno non credeva che nel nuovo statuto potesse entrare ancora una volta la regola del taglio degli stipendi, ancora una volta la regola che impedisce non solo ai condannati in primo grado, ma anche agli indagati con condotte immorali di restare nel movimento. Quindi questo non è solo un atto simbolico, è un'idea di paese che vogliamo portare al governo del paese. E visto che stamattina sui giornali leggo che qualcuno spera che Beppe Grillo si faccia da parte e non faccia più parte del Movimento 5 Stelle. Il movimento non è cambiato, il movimento è sempre quello con Beppe Grillo, con Gianroberto che è ancora con noi, anche se non è più tra di noi, è sempre il movimento che porta avanti i suoi valori con ancora più persone, non con qualcuno in meno. Quindi Beppe continuerà ad essere nel movimento, nessuno speri che possa farsi da parte e nessuno pensi che questo movimento possa tradire le sue convinzioni originali, convinzioni che fanno parte di un modo di fare politica differente, che sono oggi in uno statuto che abbiamo rinnovato, innovato e che non ci fa diventare come un partito, perché magari gli altri partiti avessero le stesse regole che noi abbiamo inserito all'interno del nostro statuto, magari. Prendano le nostre regole e le facciano loro, le inseriscano nei loro statuti, vediamo quanti ne restano negli altri partiti. Questa è la sfida che vogliamo lanciare. Non c'è bisogno di una legge per tagliare gli stipendi, non c'è bisogno di una legge per rinunciare ai vitalizi, non c'è bisogno di una legge per mettere fuori i condannati o gli indagati che hanno condotte immorali o sospette. Basta semplicemente un'azione etica delle singole forze politiche e così l'Italia cambia, perché se cambia l'atteggiamento delle istituzioni i cittadini hanno di nuovo fiducia nelle istituzioni e se si ristabilisce fiducia tra cittadini e istituzioni questo paese non ha bisogno più di tante leggi, perché vorrà dire che faremo di nuovo un patto sociale fondato su dei valori che ci consentirà di portare avanti l'Italia in tante nuove sfide che ci aspettano a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Io ci credo tanto e stare qui davanti al Palazzo della Regione con un gruppo consiliare che è cresciuto tantissimo in numeri ma anche in preparazione, in conoscenze in tutti questi anni da quando Davide è stato candidato per la prima volta Presidente della Regione, vi deve secondo me
far sperare per il futuro, perché noi non siamo cambiati, siamo sempre convinti che la politica si possa fare in maniera diversa e siamo sempre convinti di poter cambiare il modo di fare politica in questo paese prima che la politica cambi noi. Grazie.